Bentornati sul mio canale, io sono Mariangela e sono un'accompagnatrice turistica. In questo video vi porto in provincia di Piacenza alla scoperta dell'abbazia di Chiaravalle della Colomba e di Castel Arquato. Sono luoghi che ho visitato con un gruppo e che mi hanno veramente entusiasmato. Ci rivediamo alla fine di queste immagini. L'abbazia di Chiaravalle della Colomba si trova nell'omonimo paese di Chiaravalle, in provincia di Piacenza. L'abbazia è stata fondata da San Bernardo di Chiaravalle attorno al 1136. L'abbazia cistercense è famosa in tutta Italia per l'infiorata del Corpus Domini, un tappeto fiorito che viene allestito nella navata centrale della basilica nel periodo di maggio-giugno. Il tappeto è composto da fiori, foglie e quadri disegnati da un artista locale e tutti i fedeli del luogo partecipano alla sua realizzazione. La basilica è in stile romanico-gotico. Due orientamenti architettonici molto diversi, ma ben integrati in questo luogo di culto. Il chiostro trecentesco, perfettamente conservato, attira subito la mia attenzione. È il gioco di luci, il profondo silenzio che ne alimenta il fascino. La denominazione della Colomba è da attribuire ad una leggenda che narra come il luogo del monastero sia stato indicato ai monaci da una colomba bianca. Tale colomba distribuì delle pagliuzze sul terreno, indicando il perimetro del futuro monastero. Fu grazie al duro lavoro dei monaci cistercensi che bonificarono questa zona paludosa della pianura padana che qui sorse una delle abbazie più importanti di tutta Europa. La cittadina di Castel Arquato, adagiata sulle colline della Val d'Arda, si trova in provincia di Piacenza. Il borgo medievale ci accoglie subito con le sue strade e le sue case in sasso, ottimamente conservate. Ogni angolo è uno spunto per una nuova fotografia. Sulla piazza del municipio si affaccia il Palazzo del Podestà e la bellissima collegiata di Santa Maria Assunta. Meravigliosi sono gli affreschi quattrocenteschi della cappella di Santa Caterina d'Alessandria, scoperti solo alla fine del 1800 perché coperti da intonaco. Assieme al mio gruppo siamo saliti sulla Rocca Viscontea e dopo un certo numero di scale siamo arrivati in cima e la fatica è stata ripagata da questo meraviglioso panorama. La meravigliosa località di Castel Arquato ha il titolo di città d'arte. È stata insignita dalla bandiera arancione del Touring Club italiano e fa parte dei borghi più belli d'Italia. Spero che questo video ti sia stato di ispirazione per un prossimo viaggio. Nel frattempo anche io vado in vacanza, quindi ci rivediamo fra un paio di settimane. Grazie per l'attenzione e non dimenticarti di iscriverti al canale. Ciao!